Il papà, tornato dalla seconda guerra mondiale, avendo perso la guerra, ma specialmente perso gli amici e la sua fede, l'anima, è stato un anno chiuso in casa e amagata, non parlava, non mangiava, non stava più con gli amici. Ho pensato, a un certo punto ho detto, l'unica mia via può essere l'arte. Venne a Milano con una borsa di studio dal Giappone nel 1956. Quando gli fanno l'intervista, dico: perché vuoi andare a Milano? Dice: Milano non è una città dove andare a fare arte. Invece il papà dice: no, io voglio andare a Milano perché prima c'è Brera, c'è Marino Marini, e poi perché Milano è una città nuova, moderna, industriale, attiva. Voleva proprio studiare con Marino Marini. Era un bravo artigiano. Quando mio padre era a Brera e al terzo anno era lì che lavorava, Marino diceva: non parlate, lavorate come quel piccolo giapponese là in fondo, perché mio papà a un certo punto non parlava, non capiva, non riusciva a intervenire, quindi se ne stava nel suo angolino a fare le sue sculture, e Marino questa cosa qui l'ha notata. Quindi ho fatto un anno con Marino Marini, scrive questa lettera alla mamma dicendo: guarda, rimango perché in un anno non ho imparato niente, è passato troppo in fretta, e quindi decide di fare gli altri 4 anni. Nel frattempo con Marino Marini diventa assistente privato di Marino, dopo 3 anni si diploma a Milano e poi è rimasto sempre assistente di Marino Marini fino alla morte del maestro. Era rimasto orfano a 12 anni della mamma, 13 anni del papà. In Marino Marini, secondo me, ha trovato comunque una figura paterna, una figura che gli ha voluto molto bene. Il percorso del lavoro del papà è sempre stato all'Università di Tokyo, figurativo. Questa è la tesi dell'Università di Tokyo. Questa invece è la tesi di diploma di Brera, dell'Accademia di Brera. Qui ancora copia Marino. Poi Marino diceva sempre: Azuma, non ti dimenticare che tu sei un tedesco d'Oriente, dice, tu sei giapponese. Allora ha scoperto se stesso e ha cominciato poi dal figurativo di Marino a passare alle sue opere, è partito con i bassorilievi. È sempre stata alla ricerca di mio papà nello Zen, nella filosofia Zen, del Mu, che significa il vuoto, il nulla. Infatti il tema è sempre quello del riempire i vuoti, e nel vuoto c'è sempre anche il pieno. La sua ricerca era proprio della parte spirituale, la parte dell'invisibile, quello che non si vede fisicamente. Questo qui è il modello, primo modello in gesso della goccia da 2 metri. Questi vuoti rappresentano il tempo. Papà diceva: questo è tuo nonno, questo sarò io quando non ci sarò più, poi ci sarai tu, e si tramanda. Quindi l'invisibile è l'eredità di famiglia, il cognome che si porta, tutto quello che si è portato da avi, avi, avi. Questa si chiama Mu84, è il passaggio del papà dal sovrilievo alla scultura. E poi dopo ho creato questa e l'ha chiamata U84. In questo caso non ci sono dei vuoti, ma ci sono dei pieni che vengono fuori. Io ho detto a papà: ah, facciamo questa che è bella, è forte, importante, è un pezzo importante per il tuo lavoro, la tua carriera. E il papà si è convinto e ha detto: va bene. Anche quando faceva una scultura simmetrica, rompeva la monotonia della simmetria. Si può vedere bene nella crocefisso, fece la figura umana geometrica. E anche in questa forma è leggermente un po' avanti, leggermente un po' più storto. È sempre una simmetria, ma non simmetria. Il rapporto invece professionale con mio padre è nato perché io sin da bambino comunque giocavo sempre in studio con mio padre, lo aiutavo, e man mano ho trovato la mia strada. Lì ho cominciato a collaborare con mio padre attivamente, con il mio lavoro, il suo lavoro. Ho supportato, aiutato papà, ma ho ricevuto di più. Il vuoto è riempito da queste cose. La vita è ricca, è piena per quello.